Siamo sempre a Expo, sempre stand della sportiva, sempre con Arianna, in questo caso trekking. Cosa ci racconti? Per la Summer 24 abbiamo due novità nella linea appunto mountain hiking, che vanno ad arricchire appunto la nostra linea e vanno anche ad arricchire quella che è la nostra famiglia Equilibrium, linea iconica per quanto riguarda la nostra categoria montagna e modelli che hanno già riscosso parecchio successo. Abbiamo due novità, quindi sono Equilibrium Trek GTX ed Equilibrium Hike GTX, due modelli che hanno degli aspetti comuni e che condividono ad esempio il pacchetto suola, ma che sono poi stati disegnati e studiati in determinati dettagli e determinate specificità per essere diciamo adattati a due diversi tipi di attività. Equilibrium Trek, come si suggerisce il nome, è più per un uso di tipo backpacking, trekking intensivo, mentre Equilibrium Hike vuole essere un modello molto più agile e più fresco per attività di hiking e degli hiking. Il tratto comune ad entrambi è la suola in Vibram e con costruzione Impact Brake System, che quindi conferisce grande stabilità, trazione in salita e frenata in discesa, soprattutto anche su terreni molto soffici e magari fangosi. Caratteristica della linea Equilibrium è la costruzione con il tacco appunto double heel. Il riposizionamento del tallone fa sì che vi sia quindi meno leva durante la camminata, andando ad affaticare molto meno i muscoli della gamba e quindi garantendo una camminata molto più fluida e naturale. E il modello Trek ha una tomaia in pelle, taglio alto. Anche in questo caso, come su molti altri nostri modelli appunto delle varie collezioni, abbiamo costruzione con 3D Flex System, che quindi consente una bella mobilità appunto alla caviglia, che diciamo è nata appunto per essere mobile e flessibile, pur garantendo comunque grande supporto e protezione. Lungo tutto lo scarpone corre appunto una fascia in tessuto resistente all'abrasione per andare ad implementare ulteriormente quella che è la durabilità, soprattutto nei punti più esposti. Protezione in Gore-Tex Performance appunto per poter diciamo proteggere in qualsiasi condizione climatica. Questo per quanto riguarda la versione Trek. Per quanto riguarda la versione Hike, in questo caso abbiamo una tomaia in tessuto sintetico, quindi una tomaia molto più traspirante, molto più leggera, che era appunto quello che volevamo da questo modello, un fatto che fosse molto più traspirante, agile, fruibile. In questo caso è un taglio mid-cut, quindi anche questo un po' più agile, sempre costruzione 3D Flex System per garantire appunto la mobilità e sempre fascia resistente all'abrasione. In questo caso abbiamo una membrana Gore-Tex Extended Comfort Blue Sign Certified, quindi anche appunto sostenibile. Suola rimane la stessa come detto all'inizio, due novità appunto di stagione. Allora ti chiedo io, prezzi all'uscita di questi due? Prezzo all'uscita per quanto riguarda il Trek è a 270 euro, mentre per quanto riguarda l'Hike 240 euro. Perfetto, grazie mille, dallo stand della sportiva è tutto, passiamo al prossimo video.